Macchine che dicevi prima tu, brutte, sembrano dei mostri dei cartoni Toro animati meccanico. Giapponesi adesso insomma hanno un bellissimo design. Marco, un cantiere alle nostre spalle e la fantastica via Durini, che è una mixite di generi, di funzioni, un distretto del design. Distretto del design, assolutamente, è una delle strade più note credo al mondo, grazie al Salone del Mobile e poi alla Fuori Salone. È bello vedere come una struttura come questa, che accoglie Tecnogym, si è posizionata in quello che sarà ancora un cuore della città, grande cantiere della metropolitana, però era memoria storica il Verzé di Milano, e con anche una scultura importante che verrà poi riposizionata al suo centro, quindi è la città che si rigenera e che si affaccia poi all'interazione con questo show che stiamo raccontando oggi. Andiamo a incontrare Cristo. Marco, Cristian, ci troviamo qui in Tecnogym San Babila, questo luogo che diventerà, lo è già, un crocevia anche infrastrutturale molto importante, ma è un luogo anche denso, come dicevamo prima anche Marco, di storia, no? della città. Che cosa significa, faccio subito una domanda, partire dal wellness, che normalmente è ascritto ad ambiti molto professionali, per arrivare poi al domestico, all'ospitalità? Il tema di oggi credo sia questo. Ma io credo che wellness sia ormai un tema di riferimento generale per tutte le aree di progetto. Noi abbiamo, anche in funzione di quello che è accaduto recentemente, scoperto che il benessere è elemento sostanziale della vita, e quindi la ricerca di come portare il benessere nei vari luoghi dell'abitare sia ormai strategico. E questa ricerca del benessere chiaramente influenza i progetti, influenza in modo credo positivo la nostra vita sociale di relazione, ma anche la nostra vita personale, perché come dire, porta più attenzione su se stessi, e quindi se tu porti attenzione su te stesso sei anche più aperto ad avere una vita di relazione più rilassata e più piacevole. Poi questo luogo è un luogo dedicato assolutamente a quella ricerca, e questo è il motivo per cui ci troviamo qua oggi da Tecnogym. Cristian, sei passati dall'età, diciamo, delle macchine potenti, muscolari, è il caso di dire, molto evidenti, a volte anche di incomprensibile funzione, no? Perché erano idee sovrastrutturali, a disegni di macchine assolutamente polifunzionali, molto più software, diciamo così, che hardware. E anche per quello che si diceva, questo viaggio di andata e ritorno tra la palestra, il luogo di ginnastica, la chiamo, in ufficio, il luogo di rigenerazione in casa. Sì, trovo che questi spazi sono spazi sempre più misti, lasciami dire. Quello che piace fare a Tecnogym in effetti è il creare un ecosistema di, come diceva Marco prima, i luoghi, il wellness nei luoghi dell'abitare. Il luogo dell'abitare è il luogo dove noi passiamo del tempo, quindi può essere sì casa mia, ma può essere anche la palestra dove mi alleno, può essere l'ufficio dove lavoro, o la clinica dove vado a fare riabilitazione. Il digitale è sempre più importante sui nostri prodotti, è vero, infatti siamo passati da fitness al wellness già una ventina di anni fa, questo, quindi quelle macchine che dicevi prima tu, brutte, sembrano dei mostri, dei cartoni Toro animati meccanico. Giapponesi, adesso insomma hanno un bellissimo design, e noi teniamo tanto anche al design delle nostre macchine, abbiamo vinto un sacco di premi di design, infatti una delle mie personali missioni è quella di comunicare Tecnogym come un'azienda di design.
Senti, un'altra domanda al volo. È sempre importante e sorprendente capire come gli architetti interpretino i codici di un'azienda, no? Magari arrivano dove nemmeno l'azienda poteva pensare di arrivare, significa l'applicazione, no, di questo. Quindi ti sorprendi ancora? No, io lavoro con gli architetti da tantissimi anni, mi piace, vi dico la verità, lavorare con loro dall'inizio del progetto. Con Marco lo facciamo molto spesso, ancora prima che venga messa la prima pietra del progetto, andarne a parlare, perché intervenendo all'ultimo momento si vanno a trovare dei problemi, si trova sempre la soluzione, perché la creatività degli architetti e l'esperienza di Technogy nel settore, direi che la soluzione si trova, ma è sempre meglio iniziare a parlarne all'inizio, anche perché una volta si dice avanza una stanza, facciamo la palestra, di risulta, ora è diventato invece una parte centrale, fondamentale del progetto. Certo. Marco, come funziona? Tu hai dei disegni qui davanti, di solito questo dialogo con Christian e con altri, come funziona? Arrivi con delle proposte? Sì, arriviamo con delle proposte, perché sono un po' di progetti che stiamo sviluppando con Technogym, e il range di progetto è veramente molto vasto, vai, non so, dalla villa in California, Beverly Hills, fino agli alberghi che stiamo adesso ristrutturando qua in città, che sono magari all'interno di edifici storici, no? Per cui il tema, come avevo detto prima, il tema del benessere è un tema strutturale del progetto e quindi non può essere secondario alla definizione delle aree funzionali, e soprattutto non è un luogo dove andare a mettere dentro qualche macchina, certo, ma diventa un luogo di esperienza e anche di emozione, se vuoi, no? Perché si sta parlando di benessere, non si sta parlando di puro esercizio fisico. Quindi andare a definire, per esempio, le aree, andare a definire all'interno di queste aree che tipo di soluzione proporre, anche in funzione di quello che sarà la destinazione d'uso dell'edificio, per dire una villa piuttosto che un hotel, comporta delle scelte che vanno mirate, vanno proposte poi all'interno dell'insieme del progetto. Poi ci sono ovviamente tutte le connessioni tecniche, per cui noi cerchiamo sempre di lavorare con Technogym da subito per fare in modo che poi le macchine o l'insieme sia collocato in modo armonico all'interno di queste strutture. No, la domanda generica che volevo fare è: l'approccio all'esercizio fisico è sempre un po' una fatica mentale, no? Anche grazie al digitale è diventato molto, come dire, bello, no? Impegnativo anche mentalmente. Tu hai una scheda che ti può, un software che ti può riconoscere in tutto il mondo, ma hai anche degli scenari, no? Tramite il video, l'interfaccia, e quindi diventa un po' più bello fare movimento. Questo quanto ha inciso nell'utilizzo poi dei sistemi, degli strumenti, nelle ore effettive che si dedica al wellness e alla palestra? Sì, secondo me uno riesce a anche una mezz'ora in cui dice voglio guardarmi la mia serie preferita su Netflix, posso farlo mentre pedalo, posso farlo mentre cammino o mentre faccio un altro esercizio sui nostri prodotti. Abbiamo appena lanciato una piattaforma live che è interessantissima, super completa, si possono prenotare addirittura lezioni online con il tuo personal trainer preferito che ti fa una lezione di group cycle, per esempio. È una cosa molto ingaggiante, perché poi lo puoi fare insieme a persone di ogni parte del mondo che va a scegliersi il suo trainer preferito. Abbiamo caricato su questa piattaforma un sacco di percorsi, di video, uno può correre sulla spiaggia della California piuttosto che sulle montagne del Colorado, o degli bellissimi scenari anche in Italia, è un continuo aggiornamento. Technogym ha 200 persone che lavorano nell'R&D, il che vuol dire da medici a ingegneri a industrial designer, personal trainer, e da lì escono questi prodotti. Il digitale ora fa buonissima parte del prodotto, forse la maggior parte del prodotto è data dal digitale. Beh, Marco, tu hai pensato questo format come design walk, quindi c'è già del movimento, esattamente, c'è già della scoperta. Facciamo anche un po' la guida turistica. Poi qui siamo dinamici, statici, assolutamente, ma dinamici, giusto. No? Quindi, allora, questa idea del movimento e apprendimento, partendo dalla scuola dei peripatetici, no? Che imparavano camminando, sembra una riconquista da un certo punto di vista? Sì, è una riconquista di sicuro, perché
Vabbè, viviamo in queste città che sono caotiche, anche se Milano poi è una piccola città in confronto alle grandi metropoli, Shanghai, New York e così via, però è una città altamente densa, molto, molto dinamica, e quindi recuperare degli spazi, chiamiamolo fisici, attraverso una passeggiata, e attraverso una passeggiata si scoprono dei luoghi veramente magici, segreti, della città, basta, infatti c'è tanto, basta o fermarsi un istante, è sicuramente un recupero di cose che prima non erano più frequentate e che diventeranno sempre più importanti. Un altro tema che vorrei introdurre è quello del benessere all'interno dell'abitazione. Al di là delle dimensioni, piccolo o grandi, questa è una necessità che si è proposta sempre di più. Oggi è un obiettivo, su questo stiamo lavorando in modo molto serio e molto puntuale, tant'è che abbiamo in mente adesso un format che riesce a coniugare questa necessità del benessere e della vivibilità della casa in modo dinamico. Quindi attrezzare l'ambiente con delle macchine che magari, o delle attrezzature che sono non così complesse, ma che gli danno la piacevolezza di spendere una mezz'ora in relax a casa, credo che sia uno degli obiettivi fondamentali. Consapevolezza, poi il progetto di un interno, di interni che ti dà un'idea della tua posizione del corpo all'interno di un luogo, è molto importante. Dinamismo, dinamismo è forza, movimento, quindi è tutto molto legato. Scherzavo dicendo che siamo statici ma in movimento, perché siamo su questi, come si chiamano? Wellness Ball Active Sitting. Ecco, active e city. Quindi non si può star fermi, questo è bello, è piacevole, come gli movimento. Squali nell'acqua, no? Però ecco, questo è una domanda finale sulla consapevolezza che parte dal progetto ma che è anche parte di tutta la ricerca dell'azienda, immagino. Sì, l'utente, noi siamo molto, devo dire, contenti anche della risposta degli utenti, perché abbiamo una app che si chiama My Wellness, che invito tutti a scaricare, che tracca i tuoi movimenti. Ma io stesso sono interattivi. Sì, io stesso ho la fortuna, spero di ricominciare a viaggiare come faceva Marco, perché ultimamente ci troviamo in ogni parte del mondo, tranne che a Milano. Il sapere che io posso entrare nell'albergo, nella palestra di Los Angeles e entrare nel registrarmi sulla mia macchina, mi dice buongiorno Christian, come stai? Oggi devi fare questo, oggi hai fatto questo, ti consiglio questo tipo di allenamento, mi fa sentire a casa un po' in ogni parte del mondo. Questo lo trovo una cosa molto dedicata e vicino all'utilizzatore finale. Marco, un po' Kubrick, devo dire, da un certo punto di vista, però ovviamente sono i nostri tempi, delle auto, della tracciabilità e della configurazione. Un'ultima domanda proprio sulla progettazione degli interni. Spesso l'interno induce un comportamento, non solo con la grafica, con i colori, con la segnaletica. Quanto sta cambiando il tuo modo generale di progettare in questo senso, per indurre comportamenti? La domanda è assolutamente pertinente, perché addirittura stiamo lavorando su progetti di architettura partendo dall'interno, cioè l'interno non è più lo spazio che ricavi all'interno dei muri esterni di un edificio, adesso semplifico, ma gli spazi degli interni sono quelli che codificano poi la tipologia dell'architettura, e quindi il rapporto tra interno e esterno, e quindi anche l'influenza che l'interno ha sull'organizzazione degli spazi e la configurazione dell'architettura è determinante. Quindi per noi lavorare sull'interno vuol dire creare un territorio nuovo dove, abbandonando gli schemi ormai consueti, questo territorio diventa dinamico, diventa fruibile in modo diverso a seconda di chi lo frequenta, di una famiglia o degli orari, e si deve prestare a questo tipo di elasticità funzionale, tant'è che abbiamo visto tutti che è diventato recentemente un luogo di lavoro, un luogo di studio, per mia figlia a un certo punto era diventata la discoteca, per cui sono spazi che devono essere concepiti per aperitivi su Zoom, li abbiamo fatti tutti, per cui l'interior, però per risolvere l'interior hai anche necessità, come in questo caso, di individuare le componenti fondamentali, e credo che il tema del benessere sia, come detto all'inizio, uno degli elementi strutturali di questa configurazione.